Facciamo un ragazzo che si chiama Cristian. Prego, Cristian. Ciao. Volevo salutare. Ciao. Salve. Accomodati. Allora, tu hai 22 anni, vero? Sì. Sei qui per cercare di convincere tuo padre a cambiare tipo di vita. Tu fai geometra e tuo padre invece fa il camionista. Quello che tu discuti di tuo padre è la vita che fa. Sì, la vita che conduce. Sempre in discoteca, si ritira all'alba, ogni giorno. Alle 3, alle 4 del mattino, in giro a tacchinare ragazze. Che c'è che non va? Posso farlo entrare? Allora, so che si chiama Massimo, però detto Max. Max, sì, prego. Si fa chiamare Max. No, stavo entrando, c'era il messaggio della Luana. Che ma sai chi è la Luana? Quella che mi chiama sempre a casa, che si è rifatta le tette adesso. No. Sai che è una bellissima donna lei. No, non è mica male. Sì, grazie mille. No, vabbè, no. Non ho detto niente. Non ho detto niente, ho detto che è una bella donna. Non è che ho detto che ha un suo perché, è una donna che ha un suo perché. Non mi sta tacchinando però, no? No, però no. Se me ne desse l'occasione non è che la butto via. Dai. No, suo figlio la chiama in trasmissione perché dice che lei ha uno stile di vita che non è proprio tipicamente quello del padre italiano. Mio figlio è vecchio dentro, innanzitutto, basta vederlo come si veste fuori. È malato mio figlio, cioè, vengo da una generazione che... Cioè, no, su un attimo solo, per favore, cioè, mollami, io vado, cioè, finisco di lavorare la sera e poi mi diverto, cioè non è che torno a casa, lui non so cosa, non ho fatto un figlio, ho fatto un protozoma, non so cos'è. Buoni, questo fatto, no, che suo figlio dice che lei tacchina le ragazze. Tacchina, dipende i punti di vista, lui non le vede neanche, cioè capisci, cioè uno può anche andare da una donna, la vede, e io vado in giro col mio camion, torno la sera, faccio un certo tipo di attività, e che c***o, cosa ride questa cosa? Cioè, non è che... Ma anche questo fatto che stai in giro la notte. Cioè, io sono stufo. Ma tu stai malato, ma questo è malato. Cioè, alla sua età, c'avevo gli spermatozoi che andavano in giro da soli, cioè, no? Questo non so cosa c'è, cioè, questo sta male. Pare come quella sera là che ero allo sciacallo, che tu mi... Allo sciacallo è un posto che molla, c'è della gente che è fantastica, tra l'altro... C'è anche, è molto simile a un locale a Varadero dove sono stato, dove c'era della gente giustissima. Comunque, volevo dire, cioè lui si presenta, no, scusa un attimo, si presenta e mi fa, ciao papà. Io ero in bagno con una che faceva un po' di rodaggio, stavo preparando due o tre cose. Questo ciao papà, cioè ciao papà, mi ha rovinato tutto, tra l'altro mi ha anche umiliato, guarda. No, questo no. È commosso? No, mi fa piangere perché... Perché poi io sono suo padre, non è che gli voglio male, no? E allora io vado lì, lui fa fare delle figuracce tremende, mi dispiace. Hai visto che lacrime che c'ho? È finto anche questo, no? Faccio finta, così tacchino le ragazze e piangono, non ci cascano. Mi chiamano caramba quelli dei campi, perché no. Faccio piangere le donne. Ti piace che le vesti? No. Per niente. No, amore mio, ma guarda qua, sei vestito, ma cosa applaudo? Sei vestito come quelli là, guarda. Hai 49 anni. È modo di andare in giro. Perché devi dire la mia età? Sei invidioso, ne dimostri 60 te, allora scusa. Come sei nato vecchio. Ma è eccessivo tutti quei tatuaggi, piercing. A parte che il piercing, cioè, è un modo di esprimere se stessi, io ce l'ho un po' ovunque. Un po' ovunque, io ne vedo solo due, ne hai. No, ce ne ho due qua, poi ce n'è uno in un altro posto e se no voglio farlo vedere. Non è nel posto dove credete voi, è un posto molto strategico che la donna ne trova giovamento a volte. Comunque, scusa, volevo dire, io per questo voglio bene a mio padre e non lo condanno e niente. Dai, poi ti ho insegnato qualcosa nella vita. Si ritiene un buon padre, sì, lei. Le ho fatto fare i suoi insegnamenti, a parte che lo andavo a prendere a scuola, facevo tutta una serie di cose. Anche questo. Io questo lo apprezzo. No, anche ti veniva questo a lo sai, io lo apprezzo. Ma già il fatto che vieni a prendermi col così camion viene. Che usa per lavorare. È come vengo a piedi, sto lavorando e vengo a piedi, no? Però quando vieni, per esempio, cominci a suonare il clacson, a strombazzare. Ma quello non è un clacson, quello è il pezzo dei pensiero.
di anche la verità, perché sennò sembra che sei figlio di una bestia. Io ti voglio bene, lo sai. E questo me lo dimostra perché, per esempio, non si dimentica mai di una festa, non si dimentica mai di farmi gli auguri. Che ti regala? A 14 anni gli ho regalato una collezione di farfalle per tirarle in casa. E poi un pacco di preservativi così che... E vabbè, ma è giusto, ci sono le malattie in giro. No, ce li ho, voglio farli vedere la gente. Ma io li conosco. No, ma sono quelli colorati al sapore, guarda. Al sapore. E certo, perché intanto magari si trovano bene e hanno un sapore buono, no? Io... Ma ti dico, vuole per favore? No, no, di a me. Scusa. Vedo che poi tutti i colori lei, proprio i colori dell'arcobaleno, vedo. Nel caso suo marito, che persona che rispetto infinitamente, meno male, no? Però si sentisse sola, Max Cattaniga, lei chiama. Sono contenta. No, io la trovo veramente un bel pezzo di ragazza. Questo... Poi l'ho vista una volta uscire, quando adesso è tutta vestita da televisione, ma quando va in giro con i suoi jeans un po' strappati. Mi fa un sangue. Io ho portato una cosa che volevo così regalargli davanti a tutti adesso, che, no, papà, che è una cosa carina, che secondo me è una cosa che usano pochi. No, io vorrei dirlo, le manette sono una cosa apparentemente sadomaso, in realtà è una forma, per esempio, papà, guarda, anche adesso, se io... No, guarda, così, ecco, io voglio... Ecco, io rimango attaccato a lei, che bello, vedi? Io rimango attaccato a lei, papà. Adesso, se qualcuno porta la chiave, bene, se no stiamo qui tutta la giornata. No, non scherzare. Io vorrei dirle una cosa, signora, che io... No, non scherzare, fino adesso, dai, no, adesso non è che sto scherzando, papà. Ma io vedo, signora, sì, io non vorrei... Posso darle un bacio? Perché vedi, io ho detto un sacco di balle, perché io sono Luca Barbareschi. E questo è grande,